servicio humanitario permanente. Comienza la sua storia con la guerra in Libia che ha costretto migliaia a fuggire e a tentare di raggiungere le coste italiane. In gravissime perdite, in 210 siamo arrivati a Trento, circa un anno fa, e siamo stati inseriti fino a dicembre 2012. Nel progetto Emergenza Nord Africa, ora ci troviamo in una condizione di sospensione e poi di violenza, lo garante per il mancato rilascio a tutti del permesso di soggiorno umanitario e per questo che mercoledì 20 giugno 2012 l'Assemblea richiedente asilo promuove in Piazza Santi alle 16:30 una manifestazione pacifica e determinata a cui hanno aderito gruppi impegnati nella stessa lotta proveniente da tutti i Triveni. Per quello cosa possiamo dire? In Libia lo sappiamo tutti che è stato gli europei, non posso dire che solo l'Italia, che hanno bombardato la Libia. Non possiamo dire che in Mali o Senegal o lo so, non siamo fuggiti direttamente nel nostro paese e venire in Italia. Tutti sapete che siamo fuggiti in Libia per venire in Italia. Prima della guerra nessuno non ha mai pensato di venire in Italia. Allora avete bombardato la Libia, avete fatto quello che potete fare e noi non abbiamo nessuna altra scelta. Dobbiamo scappare dalla guerra che avete scoppiato. È stato voi gli italiani che hanno scopato la guerra. Non possiamo dire perché siamo in Italia qua. Allora, per questo non dovete pensare che perché voi siete usciti del vostro paese, no. Non sono d'accordo perché. Perché in Libia avevamo tutto quello che cercavamo. Avevamo tutto. Cerchiamo da mangiare, da fare. E i soldi, abbiamo lavorato in Libia, abbiamo trovato quello che cercavamo. E adesso abbiamo tutto perso. Non abbiamo niente altro che fuggire, perché avete scoppiato la guerra. Il mare è che io, come tutti gli altri, non ho mai visto, io non ho mai visto anche in Libia, un carcere che si chiama Medina. L'ho visto, ma non sono mai andato sul mare, perché ho paura. Non c'ho alberi per salvarci. Non c'è niente. Abbiamo preso questo rischio per non morire dalla guerra che avete fatto. La bomba, non so come si dice, avete fatto tutto quello che potete fare. E noi cosa possiamo fare? Scappare. Non vogliamo continuare la nostra vita a scopare. Scappare dalla vita così. Non è un vita per noi. La guerra, hanno detto che Gaddafi non è buono. Anche noi possiamo dire che Gaddafi non è buono. Però oggi, per me Gaddafi è buono. Oggi. Perché quando ero in Libia, ho lavorato lì. E ho trovato quello che cercavo in Libia. Per un anno non possiamo essere italiani, però per costruire una cosa, perché lo sappiamo tutti che in Italia qua, senza documenti non sei niente, non puoi lavorare come gli altri, anche per girare è difficile, senza documenti, perché è la legge, non siamo contro la legge, così possiamo dire. Però sappiamo che l'Italia, la Francia, la Germania
anche gli altri paesi europei hanno scoppiato la guerra in Libia. Noi non guardiamo che hanno scoppiato la guerra, che l'Italia è adesso buono, no. Cosa guardiamo? Quello che guadagniamo. Adesso non guadagniamo niente. Siamo qui da un anno senza lavoro. Possiamo lasciare il lavoro. Perché il lavoro per me. Hanno detto che c'è la crisi in Italia. Lo sappiamo tutti, c'è la crisi. Ma i documenti e la crisi sono differenti. Non è uguale. Perché i documenti sono delle cose che danno lo Stato italiano. E la crisi è una cosa che viene. Però quello che ho pensato di quello, hanno fatto la guerra per rovinare la nostra vita. Perché quando eravamo in Libia, guadagniamo tutto che cercavamo, quello che ho detto prima. Ma adesso siamo qui in Italia, un anno, e tutti dicono che siamo giovani. Oggi sei giovane, ma domani sarà vecchissimo. Non è questa la vita, di dire che siete giovani, avete tutta la vita davanti a voi. No, non sono d'accordo con questo. La vita deve essere costruita quando sei giovane. Il vecchio non può fare niente per la vita. Il vecchio non ha bisogno della vita. Ha bisogno solo dei bambini, come sarebbero i bambini. Ma noi, come dobbiamo pensare adesso? Non c'è documento. C'è lavoro, siamo a casa, guardiamo la televisione, abbiamo da mangiare, abbiamo da tutto, girare, abbonamenti per viaggiare, però non è quello che cerchiamo, non è quello che cerchiamo, quello che cerchiamo è per costruire la vita, si comincia per i documenti. In Europa, senza documenti, non sei niente. Siamo qui con la testa abbassata. Non possiamo sollevare così, perché non abbiamo niente. Il lavoro, noi possiamo dire che il lavoro è per Dio. Possiamo trovare un lavoro. Quando sei fortunato, puoi trovare lavoro. Dipende. Anche lì è italiano, è difficile da avere lavoro. Ma i documenti dipende da voi, italiani. I documenti. È la legge che dice che ognuno che scappa da una guerra ha diritto ad avere un permesso umanitario. E perché per noi non è stato così come abbiamo scritto? Non lo so. Allora per quello vi chiediamo l'aiuto. Non è che siamo contro la legge, non conosciamo la legge, però quello che conosciamo è scritto dappertutto che chi scappa da una guerra deve avere un documento. Dimostra che tu sei scappato da una guerra. Non siamo scappati direttamente dal nostro paese e venire qua in Italia. La Libia era come un paese per noi. Non è che la Libia è un paese come siamo venuti in Italia. La Libia era un paese che dobbiamo costruire la nostra vita lì. È distrutto tutto. Ora siamo qui in Italia. E i documenti sono difficili ad avere. Parliamo di ricorso. Ricorso
non lo vedo io. Solo parlare di ricorso. Allora il ricorso presto dobbiamo fare i prossimi mesi, così. E noi siamo qui senza sapere cosa sta succedendo in Italia qua, senza sapere niente. Come siamo venuti oggi in Italia? Non sappiamo niente in Italia qua. Cosa abbiamo fatto come male in Italia qua? Niente. Non abbiamo rubato, non abbiamo fare la guerra come in Libia. Siamo qui come i rifugiati. Posso dire come asilo politico. Però non c'è niente. Quello che voglio dire è che solo aiuto per i trentini, gli italiani. E la sì. Per quella manifestazione vi chiediamo di raggiungere a noi per fare qualcosa, per trovare qualcosa per noi. Quello che voglio dire. Gracias.